testo, una fase di modellazione geometrica della particolare, un'importazione del file di modellazione geometrica su SAP, dopodiché su SAP diciamo, questo oggetto composto da linee è stato completato con i vincoli e con i carichi e avete effettuato con una sezione, perché una di queste linee è diventata all'interno del modello un elemento strutturale, come tramite l'individuazione di una sezione che all'inizio non può che essere una sezione di tentativo a dimostrazione e a conferma del fatto che l'iter processuale è un processo di prova ed errore, quindi prova e correggo, provo e diciamo tramite un feedback riaggiusto il tiro. E quindi avete dovuto mettere una sezione di primo tentativo e un materiale. Le dimensioni di quella travatura reticolare e la scelta proprio della tipologia strutturale fa sì che il materiale sia stato l'acciaio, avete scelto l'acciaio. Una volta scelta la sezione, scelta il materiale, all'inizio del primo tentativo la sezione può essere uguale per tutti quanti gli elementi, e i carichi li avete disposti sopra e per ora i carichi sono assolutamente casuali, nel senso che non sono derivanti da un'analisi dei carichi che invece poi nel vostro edificio dovete fare. Quindi nel vostro edificio, se avete una struttura tipo travatura reticolare, dovete essere consapevoli che i carichi che vanno su ogni nodo dipendono dal numero di piani che questa travatura reticolare serve, dalla distanza dei nodi, cioè dovete saper determinare il carico sull'asta, sul singolo nodo della travatura reticolare. Invece in questo momento il carico l'ho messo un po' così, cioè ve lo siete inventato. Però con tutto questo processo in cui la geometria è una geometria che non nasce fuori da una reale applicazione, la sezione è una sezione che non nasce fuori da nessuna esperienza pregressa, il carico è il tentativo, comunque voi alla fine avrete i vostri sforzi normali, ogni asta ha il suo sforzo normale e voi l'avete diciamo trasportato su un foglio Excel. Okay, asta per asta c'è questa asta, questo sforzo normale. Adesso inizia la fase difficile del processo, che voi non reitererete, cioè farete una sola volta. In realtà il processo reale si compone di una serie di operazioni di questo tipo, okay? Per un motivo so che adesso vi spiego. Comunque, prima diciamo, vediamo cosa dovete fare voi e poi vediamo nel processo reale quante volte un iter di questo tipo va reiterato. Quello che dovete fare voi adesso, una volta che gli sforzi normali stanno sul foglio Excel, poi dovete progettare le sezioni. Domanda: le sezioni o la sezione? Cioè, un ragionamento ingenuo, naif, diciamo, potrebbe immaginare questo, potrebbe essere basato su questo tipo di immaginazione. Prendiamo tutte le aste tese, sforzo normale positivo, e prendiamo lo sforzo normale di trazione più grande e ce lo mettiamo da parte. Prendiamo le aste compresse e prendiamo l'asta maggiormente compressa fra le aste più lunghe, adesso vi spiego perché, dopodiché avremo due soli numeri con cui confrontarci, due sole situazioni, un'asta tesa e un'asta compressa. Mi dimensiono l'asta maggiormente tesa, mi dimensiono l'asta maggiormente compressa fra le più lunghe, ok? E ho finito. Tutte le aste compresse saranno come l'asta maggiormente compressa, tutte le aste tese saranno come l'asta maggiormente tesa. Questo non è un sano esercizio progettuale, perché soprattutto se stiamo parlando d'acciaio, l'acciaio costa, ha peso, e se stiamo parlando di una travatura reticolare mastodontica che regge un edificio magari molto grande, un discorso di questo genere è impraticabile, perché ci saranno delle aste che sono quasi scariche, che diventeranno pesanti come l'asta che porta il maggior sforzo normale. È folle, va fatta un'operazione diversa.
Quindi sostanzialmente l'operazione da fare è, in base agli sforzi normali esistenti, oppure progettare tutte le aste compresse e poi scegliere 3-4 profili dividendo tutte le aste tese in 4 classi di equivalenza, in 5 classi di equivalenza, scegliere 5 profili che li rappresentano, scegliere 5 profili che rappresentano le aste compresse, anche perché più grande l'asta, più complicato è il nodo, ok? E quindi i nodi sono delle opere d'arte, praticamente diciamo non ha senso portarsi dietro questo materiale per il discorso, non ha senso. Quindi l'operazione che voi dovete fare è quella di dimensionare tutte le aste a trazione, dimensionare tutte le aste a compressione e poi scegliere 4-5 profili che rappresentano le aste a trazione e le aste a compressione. È chiaro? Cosa significa dimensionare tutte le aste a trazione? Significa avere gli sforzi normali di trazione, scegliere un acciaio, scegliere una resistenza caratteristica, dividerla per il coefficiente di sicurezza, trovare l'area minima e all'interno di un profilario trovare l'area immediatamente più alta di quell'area minima. Il ragionamento è semplicissimo. Scegliere un acciaio significa scegliere una tensione caratteristica di snervamento, ok? Gli acciai sono 3 classi di acciaio per carpenteria, S2-35, S75, S345, forse ricordo male, sono soltanto 3, diciamo, le classi di resistenza dell'acciaio per carpenteria metallica, e quella S significa snervamento, quindi la classe, per esempio, S235, che è quella più bassa, che rappresenta l'acciaio più duttile, S significa tensione di snervamento, quindi sappiamo che 235 è espresso in megapascal, quindi scegliendo l'acciaio S235, che è poi quello più duttile, quindi consigliato in zona sismica, la FY cambia più di 235. Da questo ricaviamo una tensione di progetto, che è la tensione caratteristica diviso γm, che è un coefficiente maggiore di 1 che abbassa la tensione di snervamento e quindi crea una piccola cautela rispetto a questa tensione caratteristica di snervamento. Gamma m è un coefficiente dato da normativa, per l'acciaio è molto bassa, questo coefficiente molto bassa esprime diciamo è 1.05 ed esprime tutta la fiducia che l'ambiente accademico italiano ha nei confronti del sistema produttivo della siderurgia italiana. Questo significa, perché dentro il coefficiente di sicurezza ci sono tutta una serie di studi e praticamente di abitudini a progettare con quel materiale, di conoscenza del sistema produttivo, no? Ovviamente il sistema produttivo di natura industriale e quindi non diciamo artigianale, di natura industriale, che ha una tradizione in un paese in cui ci si fida, sostanzialmente diciamo questo, al di là degli studi statistici, questo in sintesi rappresenta appunto il fatto che noi ci fidiamo molto di quel materiale, perché il coefficiente di sicurezza è molto basso. Dopo aver fatto questo, l'area minima diventa lo sforzo normale di progetto diviso FI. Questo è un numero reale, espresso in centimetri quadri, in millimetri quadri, fate voi, insomma in realtà vi converrebbe scrivere
con l'acciaio perché in millimetri quadri è un numero reale che va ingegnerizzato. Ingegnerizzato vuol dire che voi non potete immaginare di avere quell'area, dovete prendere un'area a disposizione dei profilari. Allora, quando una travatura reticolare è tridimensionale, diciamo, è abitudine utilizzare profili che abbiano una sezione circolare cava. Quindi dovete scegliere il profilario, nel profilario dei profili con sezione circolare cava, un'area immediatamente superiore a questo. E questo lo dovete fare prima delle aste test. Cioè dovete avere, quindi nel foglio Excel, questo è un'unica chiamata per ognuno degli sforzi normali, l'area minima, che praticamente si compone così, e poi invece ci dovete mettere l'area ingegnerizzata. E abbiamo finito. Dopo che vi vedete tutte queste aree ingegnerizzate, che saranno, molte di queste saranno uguali, perché voi le avete prese dal profilario, guardate quanti profili avete scelto. Ve le ordinate, dice, vediamo quante sono. Se sono 5 o 6 sul numero di aste considerevoli, vi fermate. Se sono troppe, 10, 15, magari fa confusione, le aggruppate ovviamente raggruppando quelle più piccole nel profilo immediatamente più alto. Non è che raggruppate quelle grandi nel profilo immediatamente più piccolo, perché pesa. Andiamo a quelle compresse. Il ragionamento che vi ho fatto l'altro giorno, me l'ho diciamo abbozzato, però era sufficiente perché voi poteste scrivere quattro diciamo colonne di Excel, però se non è sufficiente fate così. Allora andate sul portale di meccanica e scaricatevi due file. Il primo file li trovate tutti e due sotto la voce esercitazione dei pilastri, perché dimensionare un pilastro compresso, dimensionare un'asta compressa di una travatura reticolare è la stessa cosa, cioè dimensionare un profilo compresso, ok? Quindi potete andare a prendere questo pezzo di, diciamo, questa esercitazione, di cui trovate anche un commento, ok? Se andate a vedere in quella, diciamo, in corrispondenza di quell'esercitazione ci sono due file. Il file Excel, che è questo, c'è cioè scritto esercitazione pilastri, e un file PDF che riassume quello che vi ho detto io a lezione l'altro ieri. Questo ve la dovete studiare. Vedete queste cose? Sono quelle che ho detto a lezione. Poi, prima, diciamo, fermatevi all'esercitazione, fermatevi a questo punto 3. La teoria che trovate in queste prime quattro pagine è esattamente quello che vi ho detto a lezione la volta scorsa. Okay? Questo c'è il dimensionamento di un'asta soggetta a trazione, il dimensionamento di un'asta soggetta a compressione, si parla di stabilità euleriana, si parla di snellezza, di carico periodo euleriano, si parla di inerzia minima, di rho minima al quadrato, eccetera, eccetera. Tutte le cose che vi ho detto la volta precedente sono riassunte qua. Fermatevi fino a questo punto. Adesso prendete l'altro file, esercitazioni pilastri. Come vedete qui in basso, qui c'è scritto legno, acciaio e gesso trasformato. Andate nell'acciaio, vi dovete copiare un pezzetto di file Excel. Andate nell'acciaio, ecco qua. Andate nell'acciaio e trovate questa cosa che riguarda il dimensionamento di massima di un pilastro compresso, ok? Questa, diciamo, questa parte, questa tabella che è tutta spiegata nel PDF, se voi andate a leggere il PDF è tutta spiegata, punto per punto, anche l'utilizzo che se ne fa, in realtà a voi serve praticamente dalla L fino alla fine. Prima non vi serve, perché quello che c'è scritto prima in realtà serve a dare una stima del carico
che sta nello sforzo lombare di un pilastro. A voi non vi interessa, vi è chiaro? Perché voi lo sforzo lombare l'avete direttamente da Excel, da SAP. Avete capito? Ok? Voi in questa prima parte fino a K ve ne fregate. Quello che vi serve è da N in poi. Che cosa? Che è successo, no? Andiamo da N in poi, vediamo come si interagisce con questa tabella. Ecco qua. Questa tabella, come tutte le tabelle Excel, questa è la prima dell'Excel che noi vediamo, no? Già preformate. Attenzione che nel copia e incolla, se voi copiate e incollate e non sapete gestire Excel, vi succede un pateracchio, perché voi copiate la colonna L, vedete la colonna L praticamente è la copierete nella colonna A e quindi le cose vi si assemblano, cioè là ci sono collegamenti incrociati su Excel, no? Quindi dovete saperla copiare. Così facendo imparate Excel, ok? Non la potete copiare così, cioè quello che è sicuro è che non la potete copiare in questo modo. Se la copiate, tutti i riferimenti incrociati praticamente saranno disintegrati, perché qua trovate due tipi di colonne, le colonne bianche e le colonne grigie. Lo vedete che ci sono due colori in queste colonne? Okay. Nelle colonne grigie voi mettete dei dati, nelle colonne bianche voi trovate dei risultati. Allora, il codice cromatico è questo: nelle grigie voi interagite e mettete numeri, nelle bianche il software vi risponde con un numero, ok? Il problema è che questa è qua, questa è bianca perché è il risultato delle operazioni di prima. Cioè questo praticamente è una colonna bianca perché il risultato delle operazioni ci stavano prima, perché nasceva da un'esercitazione dei pilastri. Questo è un numero che abbiamo messo noi, come vedete qua le prove vengono fatte con due acciai, S35, S2 e 75, questo è gamma M, è il coefficiente di sicurezza, questo se lo calcola lui, questo se lo calcola lui, fa semplicemente la divisione F(y) gamma. Questa è l'area che è la divisione fra lo sforzo normale e l'area di progetto. Questo è un dato che mettete voi, questo è un dato che mettete voi, questo è un dato che mettete voi, questo si ricalcola, questo si mettete voi, questo è il dato. Ok? La logica è questa. Nel grigio mettete voi, nel bianco calcola. Attenzione a questo, perché questo è il frutto di quelli precedenti. Se voi qua ci dovete mettere gli sforzi normali di compressione che avete trovato su SAP, qui gli sforzi normali sono decompressione, quindi vengono tutti meno. Attenzione, la prima cosa che dovete fare è cambiare i segni a tutti quanti, dovete sapere interagire su Excel, dovete sapere come si cambia il segno a 300 aste senza andare a cambiarlo uno per uno. È chiaro? Cioè dovete utilizzare Excel in maniera evoluta. Se voi avete una colonna di numeri negativi e la volete trasformare in una colonna di numeri positivi, dovete sapere che operazioni dovete fare. Create un'altra colonna e ci mettete, prendi la colonna di prima e cambia di segno e praticamente ve la ricreate. Non utilizzate Excel mettendo ogni numero a mano in ogni casella. Cioè, utilizzate queste esercitazioni e quelle successive per imparare un attimino a gestire Excel può essere utilizzato nella progettazione strutturale. Se anche voi aveste, per esempio, quando farete il progetto della struttura, no? E vi progettate, l'anno prossimo progetterete un edificio in cemento armato in tutti i dettagli, ok? Usando SAP vi troverete a gestire i dati di
so, 400 travi, 300 pilastri. Pensate veramente che se non sapete utilizzare un software in maniera espeditiva ve ne uscite vivi? Quindi approfittate ora di questa fase per imparare anche questo. Allora, andiamo fin qua, chiaro? Immagino che fin qua sia chiaro, stiamo parlando di un'asta compressa, ok? Lo sforzo normale l'avete voi, negativo da SAMP, cambiate il segno a quello sforzo normale e si parte dalla prima colonna con gli sforzi normali cambiati di segno. Scegliete l'acciaio, vi consiglio sempre l'acciaio più duttile, il 235. Mettete qui il coefficiente di sicurezza che vi dà la normativa, che è 1.05. Tutte queste cose sono descritte nel PDF di cui vi ho parlato prima. Io ve le sto solo ripetendo. Il software in automatico si calcolerà la tensione di progetto, che non è altro che il rapporto tra tensione caratteristica di snervamento e il gamma N, il coefficiente di sicurezza del materiale, e vi calcolerà l'area minima come rapporto fra sforzo normale e tensione di progetto espressa in centimetri quadri. Dentro ci sono anche le equivalenze, cosa che vi fanno accapponare la pelle, ma in realtà se uno sa come fare questa faccia, ti prego, io posso leggere una faccia così al giorno, ma ce n'è più. In realtà pensavo come allora, se fossero le equivalenze. Sì, ma la faccia è comune, no? Cioè la faccia è come è dire... mattina. Eh? È mattina, la faccia viene da questo. E penso giorno. Cioè, si detto, cioè io mi alzo adesso e mi rompo, dici vabbè, è mattino, è mezzogiorno, è adesso mi alzo. Sono già la seconda lezione, quindi sono. Guardate che soffrire. Qua dentro ci stanno le equivalenze, ragazzi. Nel senso che i kilo newton sono trasformati in newton moltiplicato per 1000. E i megapascal, la parte in megapascal viene, diciamo, i millimetri quadri poi vengono trasformati, ovviamente se i kilonewton sono trasformati in newton e noi dividiamo per megapascal abbiamo direttamente l'area minima in millimetri quadri, quindi poi fate un'altra piccola equivalenza in cui i millimetri quadri sono trasformati in centimetri quadri dividendo per 100, no? Se voi andate nelle casellini Excel li vedete questi 100 per 1000 diviso 1000, è ovvio per un motivo preciso che ogni grandezza c'è la sua unità di misura del cuore. Cioè tu non puoi prendere lo sforzo normale in un pilastro, un'asta reticolare e quindi scriverlo in newton. Se quell'asta sta poco facendo il suo lavoro, deve lavorare in kilonewton. Cioè se già sono 289 kilonewton, ma ve li immaginate a dire, no, tu ti porti 289.000 newton, sono numeri che non hanno senso, perché l'ordine di grandezza tipico di uno sforzo normale è il kilonewton, ma la tensione ha un ordine di grandezza suo, che è il megapascal, e in maniera stramba, che voi non capite, forse non capite, se voi vi guardate un profilario, guardatevi un profilario d'acciaio, dall'inizio alla fine, guardatevelo. E allora, in maniera ingenua uno dice, sai che c'è? Probabilmente qua sono tutti millimetri, sono tutti centimetri. Non è così. Alcuni sono centimetri, alcuni sono millimetri. Ma perché fanno in questo modo? Ti verrebbe la voglia di sparargli in testa. Dici, per quale motivo? Perché ci sono dei numeri che se tu li esprimi in millimetri sono troppo grossi. Diventano troppo grandi e ci sono dei numeri che se tu scrivi in centimetri sono troppo piccoli. Allora nel tempo si è maturata una consuetudine per cui delle grandezze sono espresse in centimetri, altre sono espresse in millimetri e tutti i numeri appaiono ragionevolmente cristiani. Perché quando dico ragionevolmente cristiani, questa cosa che voi sapete bene, la conoscete bene, che significa un numero ragionevolmente cristiano, perché a voi quando vedete un numero strano che non siete abituati a trattare i numeri, dici, professore, mi è venuto 375 quindicesimi, è possibile, perché? Perché il numero vi sembra strano, no? Abituate ai numeri naturali, oltre a quelli numerati, cioè sono gli interi positivi. Ok, quindi il numero cristiano è un numero che non abbia troppi zeri dopo.
se antropizzeri dopo, vuol dire che l'unità di misura non è giusta, no? Perché con tutti quei zeri dopo probabilmente è meglio che si esprimi in chilo newton. Questo sta nella consuetudine, nelle consuetudini. E sta anche nei processi di fabbricazione. Perché se andate a vedere, acciaio e legno preferiscono il millimetro. Perché sono fighi? Perché sono piccoli? No, perché il processo di fabbricazione riesce a distinguere fra 31 mm e 32 mm. Cioè, quando il processo di fabbricazione è fine, a controllo numerico, le macchine sono giuste, tu puoi dire ad una macchina a controllo numerico, per favore me lo tagli 31 mm a 32. Beh, ad un carpentiere di cemento armato prova a dirgli fammi questa trave 31 mm, 311 mm, spara in bocca, ovviamente, no? Quindi, diciamo, ci sono tanti motivi perché l'unità di misura si esprime così. Non andate a fare l'analisi sociologica dei motivi, imparate, diciamo, le unità di misura caratteristiche di ogni processo produttivo, questo è il discorso. Per cui l'area qua viene espressa in centimetri quadrati e poi avete subito la possibilità di trovare l'area immediatamente successiva, superiore, e quindi superiore nel profilario. Qua inizia la parte che invece riguarda l'altro parametro dell'asta compressa, che è l'inerzia. Non è che deve avere un'area solo, un'asta compressa deve avere un'area e un momento di inerzia superiore a una certa soglia. E qua parte il discorso del momento di inerzia. Vi ricordate la formula che abbiamo scritto l'altro giorno e che è scritta pure là? L'ho scritta l'altro ieri, ho scritto questa formula. Lambda max uguale y quadro e diviso lo minimo così ma ricordo più me la posso ricavare allora è uguale di greco quando è il minimo diviso l 0 quando è in su l'area che è questa. Quando è rho minimo al quadrato diviso l 0 quadro, questo è y quando è diviso la stellezza al quadrato e questo è sigma, eccola qua, sigma che è uguale a y quando è diviso lambda al quadrato, sì, per cui lambda max veniva y radice quadrato di e diviso sigma critico. Poi lambda è espressa come l0 diviso il rho minimo e da qui si può ricavare il rho minimo. Allora, andiamo qui. Innanzitutto vediamo che cosa chiede il software, poi ci ritorniamo là. Chiede il modulo di elasticità normale, ovvio, sta nelle formule. Anche questo è espresso in megapascal. Chiede questi due coefficienti, cosa sono? Uno è un coefficiente e un altro è una grandezza. Guardate la seconda riga, la prima riga c'è il nome delle variabili, la seconda riga c'è l'unità di misura. Quando non trovate niente è un coefficiente adimensionale. Allora, beta e L sono i due ingredienti che definiscono la lunghezza libera di inflessione, cioè L0 è uguale a beta per L. Allora, beta tiene conto della condizione di vincolo e L è proprio la lunghezza della trave. Allora, qui, siccome stiamo parlando di un pilastro, c'è anche beta uguale a 2, perché beta uguale a 2 rappresenta la mensola. Questo è il dimensionamento di un pilastro. Voi dovete dimensionare un'asta reticolare, che è sempre doppiamente incernierata. Quindi voi dovete mettere sempre 1 là. L è la lunghezza dell'asta, ok? Quindi sarà 1,50 m, 2 metri, più di questo non vi sporgete, ok? Ok, invece qua ci sono 5 metri perché c'è un pilastro, ovviamente. Quindi questi sono i dati che dovete dare voi. E qui abbiamo 1, 2 e 3, praticamente, che sono forniti dal software. Cosa fa il software? In base ai dati che voi date, lui si calcola lambda star.
Eccola qua. Dammi stare questa. Prende sigma. Allora, diciamo, la scelta che si fa è di prendere sigma critico pari al FYD e calcolarsi lambda con quella formula. Se ci cliccate sopra, trovate praticamente che la formula è questa. Vi ripeto, questa tabella è spiegata dettagliatamente in quel PDF, ok? Una volta che avete lambda, questo lambda qua, ricordatevi che lambda è il rapporto fra L0 e il minimo. Siccome L0 voi ce l'avete, perché avete beta L, beta per L vi dà L0, parentesi beta 1, quindi L0 coincide con L, voi da lambda potete calcolare il rho minimo, perché il rho minimo diventa L0 diviso lambda. Quindi quello che c'è qua è semplicemente questo. Questo è il rho minimo espresso in centimetri. Il motivo per cui è espresso in centimetri è che nelle tabelle dei profilari, quando andate a vedere i raggi di inerzia, sono espressi in centimetri e quindi già espresso in centimetri. Dopodiché uno si calcola un'inerzia minima in base a questo minimo. Qual è la formula? La formula è che l'inerzia minima è uguale all'area minima per rho minimo al quadrato. L'abbiamo definita perché il raggio di inerzia è la radice quadrata del rapporto fra il momento di inerzia e l'area. Quindi il momento di inerzia si può vedere come l'area per il prodotto del raggio di inerzia al quadrato. L'abbiamo vista ieri, si è scritto in quelle cose, diciamo, spiegata dappertutto. Bene, a questo punto noi abbiamo tutto. Perché? Dalle prime due colonne abbiamo l'area minima, dalle colonne bianche. Da quest'ultima colonna abbiamo l'inerzia minima. Area minima ed inerzia minima ci danno la possibilità di ingegnerizzare il profilo. Dobbiamo scegliere un profilo che abbia un'area superiore all'area minima e un'inerzia superiore all'inerzia minima. E infatti qua compaiono A di design, I di design, vuol dire area di progetto e momento di inerzia di progetto. Come vedete queste colonne sono grigie. Perché? Perché ce l'avete messe voi. Avete il profilario davanti, dice c'è il progetto, ce lo metto, ok? Di progetto. E questo è il rho minimo di progetto. E questo è il lambda reale. Perché siccome il rho minimo di progetto vi è venuto più grande, non può venire più piccolo, è il più piccolo possibile quello che si è calcolato. Nella scelta, nell'ingegnerizzazione, voi troverete un'area più grande, un'inerzia più grande, un rho minimo più grande, vi calcolate lambda e vedete qual è. E lambda è importante calcolare la snellezza finale. Per quale motivo? Perché lo sforzo normale in un'asta potrebbe essere talmente piccolo o quasi scarico da portarvi a un carico critico, diciamo, cioè è talmente piccolo che lo sforzo normale che voi avete sostanzialmente vi porta a dimensionare un'asta piccolissima. È ovvio, cioè è quasi scarico, tutto il processo tira fuori un'asta piccolissima. Quest'asta piccolissima riesce a far fronte con la sua snellezza e con la sua area allo sforzo normale che c'ha. Però il legislatore, quando ha fatto la norma, ha detto io non mi fido di sto ragionamento. Anche se l'asta è scarica, io me ne frego, gli do, non deve essere troppo snella. Anche se lo sforzo normale che è uscito fuori è zero, non deve essere troppo snella. Per cui ci sono delle prescrizioni in cui si dice che quando una membratura principale è ovviamente un'asta reticolare che regge un edificio e un insieme di membrature principali, la snellezza non può superare certe soglie, che possono essere 150, 200, 250. Quindi voi alla fine di questo processo vi dovete calcolare la snellezza per vedere se con lo sforzo normale che avevate, magari troppo esiguo, vi avete un'asta troppo esigua, perché comunque la snellezza non può essere troppo alta, anche se la stessa. Capite? Quindi voi dovete guardarla in faccia, se riesce un numero superiore a 200, voi comunque dovete prendere un profilo più robusto anche se all'apparenza i carichi non ve lo chiedono. Ok? Tutto il lavoro che dovete fare è questo,
lo dovete saper fare con Excel. Voi dovete, allora, creiamo adesso un discorso sulle esercitazioni, perché anche questo discorso non era molto chiaro all'esame quest'anno e negli anni precedenti, e le persone ci sono rimaste male. Perché l'esercitazione si fa perché e si fa con un foglio Excel, perché voi impariate un foglio Excel e impariate a gestire non un problema di progetto un'asta, ma un progetto, una travatura reticolare, che magari io ho visto, sono 300 aste. L'anno scorso c'era una ragazza che aveva una travatura reticolare che copriva migliaia di metri quadri. Devi gestire centinaia di aste. Centinaia di aste si devono fare con un foglio, con un software dedicato. E abbiamo scelto di utilizzare il foglio elettronico per insegnare a fare 4 conti con un foglio elettronico. Bene. Il fatto di utilizzare un foglio elettronico che altre persone hanno scritto per voi non vi esime dall'essere capaci di implementare un foglio elettronico. Non vi esime né dal capire cosa c'è dentro, né dal rispondere a una domanda: bene, adesso facciamo questo esercizio su Excel. Quindi voi Excel lo dovete sapere utilizzare, ma soprattutto dovete sapere che cosa c'è dentro. Io ho fatto delle domande nelle esercitazioni, mi hanno consegnato le esercitazioni, bellissime esercitazioni, bene, mi spieghi queste esercitazioni. Cosa hai fatto? Ho messo numeri nel foglio Excel. No, non mi serve. Cosa fa il foglio Excel? Cosa fa in questa colonna? Cosa fa in questa colonna? Cosa fa in questa colonna? Il progetto sta qua. Se voi non sapete cosa fa il foglio Excel, non sapete progettare un'asta, ma dovete andare in giro con una caterva di fogli Excel. Tra parentesi, non vi nascondo che questi foglietti Excel servono per un dimensionamento di massima. Ve li troverete anche l'anno prossimo. Cioè, voglio dire, il foglio Excel che fa il progetto di pilastro, il progetto di massima, il foglio Excel che fa il dimensionamento della trave in flessa. Va bene, va benissimo praticamente, però voi dovete sapere che c'è dentro. Assolutamente. Se non sapete quello che c'è dentro, per me l'esercizione è come se non l'aveste fatta. Ok? Chiaro? Ci sono domande? Giulia. Io ho due domande. Dimmi. La una, con noi ieri abbiamo fatto l'esercitazione con due sforzi manuali, e praticamente abbiamo messo un sforzo manuale sulle cerniere interne di 10 minuti, su quelle esterne di 100, su quelle esterne di 50. Quindi noi abbiamo due valori della normale. Quale dovrei sicura di questa domanda? Stai confondendo i carichi con gli sforzi normali. Sicuramente quello che Fabiano ha fatto è questo: vi ha messo su ogni nodo interno 100 kN, ma è il carico. Su ogni nodo esterno 50 kN, ma è il carico. Non è lo sforzo normale. Il carico esterno e il carico esterno, lo sforzo normale e lo sforzo interno, cioè avete, se ne avete 5 o 6 va bene, se ne avete 18 semplificate, accorpate,
al profilo immediatamente superiore. Lo sforzo normale che puoi fare in quella tabella Excel corrisponde allo sforzo normale che avete tirato fuori dal file SAP, che certo. Era la casella con scritto P, perché SAP è lo sforzo normale che chiama P. Poi ci dovete mettere quello che sta nella colonna P, ragazzi. Però statevi accorti a non fare casini, perché vi farete sicuramente. Nell'ordine. Per completare lo sforzo normale, per completare questa disamina dello sforzo, allora diciamo che l'esercitazione principe per affrontare lo sforzo normale è questa della travatura con la lettera D, ok? Così imparate a utilizzare una serie di strumenti. Allora, nessuno esclude che qualcuno di voi possa dire ok, adesso io mi faccio tutte le verifiche di normativa, fatele pure, però per fare tutte le verifiche di normativa dovete partire dai carichi, cioè c'ha senso se partite dai carichi praticamente, e c'ha senso se tutto questo viene fatto su un edificio, no? Quindi dove ritagliare? Qual è lo stancio da ritagliare? Questo è. Allora, per completare lo sforzo normale, l'analisi dello sforzo normale, parliamo di pilastri. Parliamo di pilastri e vediamo, guardando qui con l'acciaio, la prima parte della tabella, quella che porta M. Nella dimensionamento di massima di un pilastro, e sottolineo nel dimensionamento di massima di un pilastro, voi non avete bisogno di SAP per calcolare lo sforzo normale. Perché? Ovviamente se sto facendo un'analisi dettagliata dell'edificio, io ho tutto il modello dell'edificio su SAP, poi ho tutte le combinazioni di carico, che sono le combinazioni di carico da stato diciamo limite ultimo. Queste combinazioni di carico vanno disposte sull'edificio di volta in volta per massimizzare lo sforzo normale, diciamo, in un pilastro piuttosto che in un altro, perché ci sono i carichi aleatori, perché possono essere disposti in maniera tale da, per esempio, i carichi accidentali possono essere disposti in maniera tale da favorire o sfavorire lo sforzo normale in, diciamo, in un qualche pilastro, ok? Proprio la natura stessa dei carichi aleatori e il processo progettuale potrebbe portare a discorsi di questo tipo. Si fa per esempio quando si fanno le travi di più campate, no? Se uno ha una trave che è lunga un certo numero di campate, i sovraccarichi accidentali possono essere disposti in maniera tale da massimizzare il momento in una campata piuttosto che in un altro. Ma per capire questo concetto uno deve capire sostanzialmente come funziona il momento in una trave in più campata, ok? Questo ragionamento non viene fatto qua, questo è un ragionamento più semplice, quello che vi propongo io, ed è un ragionamento basato su un concetto, il concetto di area di influenza. Che cos'è l'area di influenza di un pilastro? L'area di influenza di un pilastro si vede e si, diciamo, si riesce a determinare in una carpinteria in cui siano disegnati tutti i pilastri. Hai ripreso? Sì. Okay. E dove avevi tagliato? Tutte le domande. Vabbè, se no non si capisce niente. Allora, l'area di influenza di un pilastro si riesce a determinare se si guarda la carpinteria ed è più o meno l'area di solaio che va a finire su quel pilastro. Cosa vuol dire che l'area di solaio va a finire su quel pilastro? Banalmente significa questo. Il solaio è una struttura pesante, c'è un peso. Il solaio porta dei sovraccarichi permanenti, il solaio porta dei sovraccarichi accidentali. Poi nell'esercitazione della trave daremo più specifiche su questo. Il solaio è portato da alcune travi e queste travi vanno a finire su alcuni pilastri. Questo determina un flusso dei carichi che porta i carichi di una parte del solaio su un pilastro.
questo concetto più o meno sta alla base della idea e della definizione di area di influenza. Facciamo una carpenteria qualsiasi. Siano ragionevolmente piccole in maniera tale che il solaio possa essere gestito con degli elementi lineari, cioè delle travi piccole, che per questo motivo noi chiamiamo travetti. Noi distinguiamo fra la trave, le travi che collegano i pilastri e le travi che fanno parte del solaio chiamandoli travetti, perché sono più piccoli. Sempre travi sono semplicemente delle travi più piccole. Okay? Quando dico che il solaio è in questo modo, vuol dire che i travetti sono messi in questa direzione. Quando dico che i solai sono ordini in questo modo, significa che i travetti sono messi in quest'altra direzione. Nelle vostre carpenterie voi dovrete utilizzare, diciamo, nei solai standard fatti a travetti, questo simbolo per indicare la direzione di orbitura. Okay? In questo momento, solo in questo momento, distinguiamo fra travi principali e secondari per quanto riguarda i carichi verticali. Allora, questa è certamente una trave principale, ma questa è anche una trave principale, questa è una trave principale, questa è sicuramente secondaria, perché questo solaio è portato da queste due travi, questa sicuramente è la trave secondaria, questo solaio è portato da queste due travi, questa è sicuramente la trave secondaria, questa è sicuramente la trave secondaria, cioè le travi che si trovano all'inizio e alla fine della direzione di cintura sono principali, il resto sono secondarie. Allora, diciamo, che cos'è l'area di influenza di un pilastro? L'area di influenza di un pilastro è un'area che io individuo qua, sulla carpenteria, e quest'area praticamente mi rappresenta l'area di solaio in cui i carichi vanno a finire su quel pilastro. Come la determino? Graficamente è facile e poi vi spiego perché. Supponiamo di concentrare l'attenzione su questo pilastro, lo vedete? Ok? Allora, questo pilastro avrà quattro travi che confluiscono su di lui, questa, questa, questa e questa. Prendiamo metà di questa trave, metà di questa trave, metà di questa trave e metà di questa trave. Dopodiché costruiamo un quadrato su queste metà. Questa è l'area di influenza di questo pilastro. Vuol dire che l'area di solaio portata da quel pilastro è l'area di quel quadrato o di quel rettangolo rosa. Ok? Quello lì è sicuramente il pilastro che è la più grande area di influenza. Sicuramente, lo vedete? Perché questa è la luce più grande, vedete? Questo pilastro qui è pure un pilastro centrale, però le luci sono più piccole, quindi l'area di influenza di questo pilastro viola è più piccolo, vedete? È più piccola. Tutti gli altri pilastri neanche li contiamo perché essendo pilastri praticamente perimetrali, hanno un'area decisamente più piccola del pilastro rosa che ho evidenziato. Quindi questa è l'area di influenza del pilastro rosa, questa è l'area di influenza del pilastro viola. Allora, sembra una regola, una regoletta di poco conto, una regola di normativa, di quelle, fai così, fai così. Invece risponde a una logica precisa, ed è la fisica che dovete capire ancora una volta. Risponde esattamente alla logica di trasmissione dei carichi. Cioè, i carichi, perché questa parte di solaio va a finire qua? Perché questa parte di solaio va a finire qua? Perché quest'altra parte va a finire qua? Perché? Perché è una regola geometrica? No! Perché questo solaio, questo, è ordito su queste due travi. Vedete?
in maniera approssimativa posso dire che diciamo, questo solaio si ripartisce metà qua e metà qua. Potrei disegnare una linea dicendo questa parte qui va a finire su questa trave e questa parte qui va a finire su questa trave. Dopodiché mi interesso della parte che ricade vicino al mio pilastro e dico questa trave che porta metà di questo solaio è appoggiata su due pilastri. Approssimativamente posso dire che metà del carico portato dalla trave va qua e metà del carico portato dalla trave va qua. E quindi ho ritagliato questo quadrante. Lo stesso ragionamento lo faccio con tutti gli altri. Indipendentemente da, cui so, da come ho ordito il solaio, c'è sempre una trave che arriva al pilastro. In questo caso la trave che porta il solaio è questa. Quindi questo quadrante qui riesce ad arrivare al pilastro per il tramite di questa trave. Invece questo quadrante qui arriva al pilastro non per il tramite di questa trave, ma per il tramite di questa trave. Allora questo solaio, che è ordito in questo modo, lo vedete verticalmente, si divide metà su questa trave e metà su questa trave. Poiché su questa trave che interessa al pilastro rosa io ho il carico di tutta questa parte in solaio, ma la trave è approssimativamente considerata doppiamente appoggiata su questo pilastro, ripartirà i suoi carichi metà su questo e metà su questo, e si arriva nuovamente qua. E quindi per il tramite di questa trave, questo quadrante di solaio va a finire qua. Per il tramite di questa trave, questo quadrante di solaio va a finire qua. Per il tramite di questa trave, questo quadrante di solaio va a finire qua. Quindi senza andare poi a capire qual è la trave che porta il carico del solaio sul pilastro, basta che troviamo il quadrato su, diciamo, di solaio che praticamente circonda il pilastro e abbiamo trovato l'influenza. Avete capito? Dietro questo concetto di area di influenza ci sono dei modelli precisi. Il modello che noi stiamo considerando è sempre solo di trave doppiamente appoggiata. Perché solo la trave doppiamente appoggiata prende il carico e lo ripartisce metà da una parte e metà dall'altra. Ok? Quindi il ragionamento che abbiamo fatto è un ragionamento esatto nella misura in cui il modello del travetto è una trave doppiamente appoggiata fra le due travi principali e nella misura in cui il modello di trave è una trave doppiamente appoggiata su due pilastri, ma è una vecchia traveazione, ok? Questo è il modello che c'è dietro, ma questi modelli per il dimensionamento rado funzionano benissimo. Allora, una volta che ho capito qual è l'area di influenza di un pilastro, posso capire quant'è lo sforzo normale del pilastro? Qua ci sono effettivamente dei numeri che sono quasi magici, che sono il prodotto dell'esperienza. Il prodotto dell'esperienza mi dice che in una combinazione di carica a stato limite ultimo, a metro quadro, fra 10 e 12 kN a metro quadro, io mi trovo. Ok? Fra 10 e 12, a seconda di che cosa sto parlando, perché se sto parlando di un solaio di legno il peso proprio è considerevolmente diverso da un solaio in calcio struzzo, diciamo, armato. I tre numeri che si ricordano per i pesi propri dei solai sono 0,5, 1,5 e 2,5. 0,5 il peso proprio di un solaio di legno, 1,5 il peso proprio a metro quadro di un solaio d'acciaio, 2,5 il peso proprio a metro quadro. Sono kilonewton, ragazzi, kilonewton a metro quadro di un solaio di calcio e struzzo. In soldoni 10, 11 e 12 dovrebbero essere, diciamo, a metro quadro, sono i kilonewton per un'intera combinazione di carico a stato limite ultimo di legno, di acciaio e di cemento armato. Ricordatevi 10, ok? Come ordine di grandezza. Perché? Perché se avete un'area, avete questo 10 e avete il numero di piani, voi trovate subito lo sforzo normale alla base del pilastro di piano terra, più sollecitato. Come si fa? Abbiamo un'area di influenza di questo pilastro, 20 metri quadri. Abbiamo questo numero nella mente, 10, 20 per 10 fa 200. Abbiamo il numero di piani, 8, 200 per 8, 1600. 1600 kN è lo sforzo normale, più o meno lo sforzo normale che si trova alla base del pilastro più sollecitato di un edificio di 8 piani.
questi sono numeri che si fanno così, cioè nel senso non si mette tutto il modello su stampa, ok? Perché prima di arrivare al progetto esecutivo, qualcuno quel progetto esecutivo te lo deve pagare, è quello il discorso, ok? Allora uno fa un dimensionamento di massa. E qua c'è proprio questa idea. L'idea che c'è dietro è che praticamente noi arriviamo a trovare lo sforzo normale nel pilastro, lo vedete che qua è bianco, questo è il risultato. In questo foglio Excel questo è il risultato in base a quello che c'è prima. Allora, vediamo cosa c'è prima. Qua c'è L1 e L2. Cosa sono questi due lati? Non è detto che questo sia un quadrato. Non è detto che questo sia un quadrato, può essere un rettangolo. L'area di influenza, diciamo in questo caso, la maglia è molto precisa, rettangolare. L'area di influenza di un pilastro sarà sempre un rettangolo, ok? Non è detto che sia sempre un rettangolo, no? Pensate di fare una cosa così. Una bella trave circolare. Sì, sembra un tempio. Facciamo uno ogni due. Dov'è?
l'area di influenza, il peso specifico, il peso che non metto al metro delle travi che sopra, quindi il peso delle travi. Qua c'è il carico a metro quadro distinto fra il carico centrale, il sovraccarico permanente e il sovraccarico accidentale. Qua la lezione la faremo quando faremo la lezione sulla trave. Perché è importante? Non è tanto importante che voi sappiate come si fa la combinazione di carico, quello che è importante è che voi sappiate calcolare questi due. Perché questi due, il carico a metro quadro di un solaio e il carico permanente, cioè il carico a metro quadro di un sovraccarico permanente, vi fanno impattare con diciamo, il rapporto che c'è tra il peso e il peso specifico e la modalità con cui si calcola un carico a metro quadro di una qualunque diciamo, oggetto tecnologico che sta su un solaio. Non è immediato per voi. E quindi una volta questo c'è il carico in kilonewton, il numero dei piani, lo sforzo normale nel pilastro diciamo, che sta alla base maggiormente sollecitato, e qui entriamo nella fisica del legno di cui devo parlare, perché questo coefficiente qui è difficile da capire e questo coefficiente qui deve essere anche spiegato. Questi numeri devono essere anche spiegati. Quando faremo il pilastro, diciamo così, lo vedremo. Ci sono domande? Quando faremo il legno. Eh? Quando faremo il legno. Quando faremo il legno. Altre domande? Che ne sono? L'una meno 10. L'una meno 10. Bene. Completo questo facendovi vedere. Sulle travi principali. Le travi principali prendono i travetti e li portano con un modello di trave appoggiato sul pilastro. I pilastri sono delle mensole, ok? Perché non possono essere, diciamo, se non fossero mensole, non ci sarebbe, dovrebbe per forza essere delle mensole, no? Per quale motivo? Perché se la trave, se io ho due pilastri così, e la trave è solo appoggiata o anche incernierata, i pilastri non possono essere incernierati da base, perché questo qui è labile. L'unica possibilità che ho è se io vedo il pilastro con una mensola e la trave appoggiata sopra, ok? È un modello di questo tipo che prevede una scarsissima collaborazione a telaio, cioè all'interno di questo modello c'è un discorso molto forte di gerarchia strutturale. Che cos'è la gerarchia strutturale? La gerarchia strutturale è in qualche modo una gerarchia che si crea negli elementi strutturali, che in qualche modo riguarda anche il flusso dei carichi, nel senso che i carichi stanno sui solai, i solai li portano alle travi, le travi li portano ai pilastri, i pilastri li portano in fondazione, ok? Lo vedete che c'è un flusso? Questo flusso significa il solaio porta se stesso e quello che c'è sopra, però le travi portano tutti i travetti del solaio, i pilastri portano tante travi, in più un pilastro che sta a piano terra porta tutto il flusso di carichi di sopra, quindi è gravato da tutti i piani di sopra, e questa arriva alla fondazione che raccoglie tutto. Più carico c'è, più gerarchia c'è praticamente. Diciamo, il flusso dei carichi influenza questa visione gerarchica. Questa visione gerarchica, che in un dimensionamento di massima va benissimo, va molto bene, fa perdere di vista un
un elemento strutturale che è molto importante e che è il telaio. Che cos'è il telaio? Il telaio non sono travi poggiate sui pilastri, sono travi e pilastri che collaborano per portare i carichi. Per collaborare, la cosa migliore che serve per collaborare è che siano bene vincolati l'uno con l'altro. Il tipico telaio è fatto con i nodi. Incastro. E già qua il modello di trave appoggiata e appoggiata che voi avete nella testa e che io vi sto inoculando per un primo dimensionamento di massima, nel telaio salta, ok? Perché la trave non è appoggiata ma è saldamente ancorata, diciamo, ai pilastri. Questo è tipico per esempio delle strutture di cemento armato. Però, vi ripeto, per un dimensionamento di massima basta quel modello. Il travetto appoggiato sulle travi principali. Le travi principali appoggiate sui pilastri. I pilastri collettori di tutti i carichi che arrivano fino in fondo. Lo capite? Diciamo, stiamo sbagliando modello? No, siamo in momenti diversi della progettazione. Non stiamo sbagliando modello, siamo in momenti diversi della progettazione. Se vogliamo un dimensionamento di massima, bisogna, uno, concepire bene la struttura. Perché se la struttura è concepita male non c'è modello che mi salvi. La struttura è un oggetto tecnologico, o è concepita bene o concepita male. Se mancano delle travi non sarà un modello o una formula che mi salva, ok? Prima bisogna concepire bene la struttura. Poi in base a come concepiamo la struttura avremo dei modelli più o meno raffinati, più o meno raffinati per fare il calcolo. Okay? E questi modelli più o meno raffinati dipenderanno dal momento, dalla fase progettuale in cui siamo, perché sapete bene che i progetti sono, diciamo, hanno varie fasi. Quando voi fate un concorso, per esempio, no? Un concorso internazionale di architettura, là vi dovete interessare in qualche modo del dimensionamento strutturale. Okay? La prima volta che si fa un progetto di una struttura, bisogna dare un progetto così. Che vuol dire così? Vuol dire o ad occhio, per uno che ha grande esperienza, oppure fatto con un calcolo che fa in una mezza giornata. E in una mezza giornata modelli sofisticati non se ne possono fare. La cosa importante è che i modelli siano abbastanza solidi, e questo dell'area di influenza è un concetto molto solido, terribilmente solido, anche per le persone molto esperte. Ok? Ci vediamo domani, ragazzi.